Se il rinnovamento è un valore in sé, oggi credo che a maggior ragione alla Regione Lazio bisogna portare avanti l'idea di rinnovamento, e quindi la candidatura di Massimiliano Massimiliani in quest'ottica è una candidatura giusta perché Massimiliano è un trentenne, è nato nel 1975, è impegnato da anni in politica ma non ha mai avuto dei ruoli istituzionali e quindi da una parte è maturo e ha l'esperienza per affrontare un ruolo istituzionale, dall'altra può portare in un'istituzione, in particolare appunto per quello che dicevo prima, nell'istituzione Regione Lazio, che è stata macchiata da tanta mala politica, una freschezza che secondo me sarà un grande valore per i prossimi 5 anni con Zingaretti presidente. Gli elettori hanno scelto di avere dei rappresentanti politici spesso diversi da quelli che c'erano, spesso parlamentari di lungo corso sono rimasti fuori e invece ad esempio io in realtà ero già una parlamentare uscente, ma è emblematico che tanti ragazzi alla prima esperienza abbiano stravinto le primarie in tutta Italia. Il prossimo Parlamento sarà un Parlamento di giovani e in particolare di giovani donne, e questo grazie alla rappresentanza del Partito Democratico e grazie alla rappresentanza che nel Partito Democratico hanno scelto gli elettori attraverso le primarie.